Ciao a tutti maledetti, ed ecco la prima serie finalmente, tra l'altro direi. Tra l'altro ho scoperto che Fraps non mi sta dando problemi. In realtà i problemi me li dava, a quanto pare, l'emulatore NES o quel che era, Mega Drive. Non mi ricordo con quale mi dava effettivamente problemi. Col testo F9. Intanto, come potete vedere, la prima serie ho deciso di farla su un gioco a me carissimo, in quanto è stato il mio primo gioco. Signori, il mio primo gioco Pac-Man World. Questo è il dio dei platform, Cristo come l'ho amato. Sto giocando su FSX Emulator, però il disco è logicamente originale, perché almeno questo, cioè, l'ho conservato, cioè non ho scaricato la ISO. Quindi, detto questo, iniziamo la nostra avventura su Pac-Man World. Questo ci farò sicuramente una serie, perché ragazzi, cioè, crispule. Pac-Man, Cristo, Pac-Man World, il mio primo gioco, voglio onorarlo. Salto i video perché effettivamente non è che abbiano molto valore a livello di trama. Praticamente hanno rapito gli amici di Pac-Man, Tocman, li ha rapiti e noi dobbiamo andarli a salvare. Vi ho tutta la trama praticamente. Ok, alzo un po' il volume nelle mie cuffie e partiamo. Sto giocando con un pad PlayStation 3, tra l'altro l'ho impostato perché cioè almeno questi giochi mi voglio giocare col pad, signori. Ah, finalmente. Poi tra l'altro finalmente mi vedete all'opera, perché negli scorsi video ho fatto di tutto fuorché serie. Sì, maledetti fantasmini. Allora, let's took all these pack dots. Ah, guardate, posso fare anche le serie in inglese, perché sono un madrelingua. Sono madrileno, sono Cristiano Ronaldo. Attenzione, prendiamo questa bella frutta, roba che nemmeno il miglior fruttivendolo dei bar di Caracas riuscirebbe ad ottenere. Non giuro, a me questa soundtrack vi evoca tanti ricordi incredibili. Poi perché continua a fare sto intercalare con la voce? Ragazzi, è più forte di me, scusatemi tantissimo. So che probabilmente dovrei parlare in maniera leggermente più normale. Vabbè, qua preso la. Vabbè, sono a memoria i tassi di Pac-Man World. Sono a memoria Pac-Man World, il che è divertente. Ciao, signor pirata scheletrico con una mazza frusta. Oh, che bello, uno specchio di salute, ma ce l'ho al massimo. Ci mancherebbe anche che nei primi 10 secondi del livello io perda la salute. Bene, prendiamo tutte queste ciliegie. Pac-Man, ok, benissimo. Vai, Pac-Man. Ma perché ogni tanto si cespica e non salta? Ok, benissimo. Ottimo, cosa c'è da quest'altra parte? Un'altra ciliegia che per l'altro è una texture incollata a mozzo. Ma vabbè, dai, era PlayStation 1, ragazzi. Eccolo qui, andiamo ragazzi verso nuove avventure fantaboscose. Sì, lo so che saltiamo su questo bellissimo bersaglio. Ecco, non mi veniva la parola bersaglio. Praticamente questo gameplay sarà con me che canticchio la soundtrack, che veramente non riesco a non cantarla forse di me. Ok, là dovrebbe uscire l'armatura ferrata che mi permetterà poi successivamente di spaccare il baule subacque. Avanti armatura, eccola qui. Ma che Cristo, perché continuo a cantare questa soundtrack? Tarazione, sto facendo un gameplay, non Sanremo. Ma ragazzi, è più forte di me, veramente non ce la faccio a non canticchiare questa soundtrack. Ok, benissimo. Wow, Mega Pac-Man! Fai, Pac-Man! I love you! Benissimo, ok. Non devo cantare, continuo a cantare. Ah, scusatemi, ma veramente, più forte di me. Vabbè, là sotto non c'è nulla, è inutile andare a controllare, me lo ricordo. Bene. Stavo di nuovo cantando. Cioè, seriamente, non devo fare questa serie, non dovevo, perché facendo questa serie, tra l'altro io mi voglio togliere una curiosità. Morirò sicuramente. No, sono morto, infatti. Perfetto, sono morto al primo livello. No, volevo vedere se effettivamente saltando sulla bocca del cannone, su quel pezzo di legno che c'è sopra la bocca del cannone, ci fosse un qualche segreto, scrigno, tesoro, inca, maia o di qualsiasi altra civiltà sperdute nell'oceano Atlantico. Ma a quanto pare non c'era nulla. Andiamo a sbloccare quel bottone, su via ragazzi, su via, su via, su via, buoni uomini, su via.
la l'epicità di codesto livello di movimenti. Che se non erro, ma probabilmente erro, ok, si è sbloccato il tasto blu che soggiornava da quest'altra parte. Speriamo. Ok, sì, ottimo. Come immaginavo, va. No, 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 ho sbagliato. Ho perso un pack dots come un imbecille. Perdici, bacco, crispule. Avanti, Pac-Man, dai, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Ora qua si dovrebbe formare una sottospecie di labirinto. Labirintoso. Tra l'altro non posso usare manco la levetta analogica. Sto usando i tasti, il D-pad praticamente, che è scomodissimo. E finiamo il primo livello. Credo di aver preso tutto e tutti i pack dots, tranne quello che ho lasciato, e di aver preso tutti gli screen. Comunque questa non è una guida, perché io sono una cioè, sì, è stato il mio primo gioco, ma manco di questo sarei in grado di fare una guida. Ok, buone uomini. Manco ora. Oddio, non è giusto. Non è giusto, ragazzi. Non è giusto. Maledizione. No, maledetto pezzo di merda. Avanti. Sì. Aspetta. No, maledio, non. Ma va a fa culo, va. Salviamo. Questa musichetta è molto sexy. No, però salva sull'empty slot, perché l'altro salvataggio è mio. Ok, andiamo. E ora siamo a Ghost Island, dove possiamo tranquillamente ora gustarci un mojito guardando il tramonto. No, in realtà dobbiamo partire già per il secondo cazzo di livello. Eccolo qui, the second world of Pac-Man world. Proprio, quindi sinonimi e contrari. Cursed Cove, qua ci stanno questi bauli che esplodono, che rompono altamente i coglioni. Quindi, ottimo. Ok, andiamo Pac-Man. Allora lì c'è l'armatura, perfetto. Lo spicchio di salute. Che poi, ora mi vedete bravo, tipo dite, oddio quanto è pro gamer, ma questi sono i livelli semplici, come giusto che sia. Cioè, dovete aspettare di vedermi nei livelli più tough, più difficili. Poi perché continuo a parlare inglese? Non lo so. Nel primo livello cantavo, ora parlo inglese. Lì c'era la vita. Non l'ho presa la vita. La vita. Vabbè, tanto posso scendere sott'acqua, no? Ok. Checkpoint. Andiamo. Subito. Checkpoint nei primi 10 secondi. Non ha un'utilità ben precisa, però fa sempre piacere avere un checkpoint. Praticamente. Checkpoint a morire. Vai, Pacchi. Pacchi. Ti chiamerò Pacchi. Uccidiamo il Papa. Il Papa Gianni. Il Barba Gianni. Ok. Ok, ok. Avrete una vita molto breve voi. Ne avrete una molto molto breve. Benissimo. Ok, siete già scomparsi. Alla fine eravate delle comparse. Beh, non mi lamenterei. Poi vi hanno anche pagato i costumi di scena. Ma poi che Cristo sto dicendo? Ma vabbè. A proposito, dall'altra parte c'era qualcosa. Non ho manco visto. Meglio controllare tutti gli anfratti. No, non c'era un cazzo, ho perso solo tempo. Perfetto, andiamo. Ok, qui c'è una fragola. Credevi di sfuggirmi, signora fragola. Ok, credo di dover andare per forza di cose sott'acqua, no? Quindi cosa c'è da quest'altra parte? Uno spicchio di salute. Che non è affatto male, anzi è sempre gradito. Cioè alla fine fa punti quando tu ce l'hai piena. Prenderei un secondo il checkpoint e poi mi recherei in questa porta. Che poi parlo al condizionale, ma effettivamente sarebbe, dovrei parlare all'indicativo in quanto sto effettivamente compiendo le azioni che dico. Sì. Perché c'ho l'armatura di ferro? Cosa c'è da prendere? No, seriamente, perché c'ho l'armatura di ferro? Giuro che se ho sprecato l'armatura di ferro c'era qualcosa da prendere. Mi incazzo come una maledizione, sono sicuro che c'era qualcosa da prendere di qua. Oddio santissimo, ne sono certo. Ne sono certissimo. Ora c'è tipo lo scrigno di Pandora di qua, io non l'ho preso. E infatti lo sapevo. Lo sapevo che serviva quella dannatissima armatura schifosa. Madò, si bugga nelle texture sopra. Malevati. Vabbè, perlomeno una vita, dai ragazzi. Fa sempre piacere. È
capito? Piacere. Bene, mi va pure stand-by il PC, perché ci senti se non muovi il mouse come se non facessi input e va tipo in stand-by, mi si oscura lo schermo all'improvviso. Voglio sperare ci sia un'armatura di ferro? Sì! Allora l'altra armatura di ferro che Cristo serve. Su. Ah, una semplicissima lettera. Sì, cosa devo fare? Muovete. Sparisci, armatura ferrata. Andiamo. No. Ecco, bravo. Stammi alla larga. Che seriamente oggi non è giornata per far arrabbiare il prode Pacchi. Veramente sembra il nome, cioè. Se dite Pacchi a un vostro amico, veramente incute un timore e boia, cioè, veramente non c'è paragone, metro di giudizio universale. Oh, che dolce, un barilotto di dinamite. Due barilotti di dinamite, due spicchi di salute. Si è sfarfallato l'audio, tipo. Ok, ma è tornato alla normalità. Almeno a me, non so poi se nella registrazione si sentirà. Ma si era sfarfallato completamente l'audio. Cioè era andato per cazzi suoi. What was there? No, ok, se ci sono tutte queste spine c'è qualcosa. Ok, una fottutissima dannata arancia. Tanto sto morendo di sete. Ok, ho capito che c'è una porta nelle vicinanze, ma dammi il tempo. Cosa c'è qui di tanto eclatante? Ho attivato un pannello di legno movente. Molto utile un pannello di legno movente, Cristo. Perché sto tornando indietro? E come ci salgo sul pannello di legno movente? Vabbè, credo di qua. Quindi alla fine era una cosa che ci intuava con la storyline. Non ho scoperto. Non dirmi che devo. Ah, ok. Su. No. Ok, sì, grande. Tattica. Non spreco manco un pack dots per questi coglioni. Non c'è il wall jump, guardate, non fa il wall jump. Assassin's Creed, ora sui tetti. Maledetto, no! Maledizione, maledetto me che dovevo fare il trick sul Barbagianni. Cliff, avanti, whoop. Sì, grande tattica, tutto calcolato, signori, tutto dannatamente calcolato su un pro gamer di Pac-Man World. Sì, magari. Ma poi esisteranno i pro gamer di Pac-Man World? Non ho la più pallida idea. Ciao, signor fantasma, so benissimo dov'è la Dots. Dico Dots perché dire palle o palline non è esattamente il termine più elegante del mondo. Quindi, diciamolo alla UK, alla Sir Tomini. Oh, che stanno andando a farsi fottere, veramente, non so perché. Sto avendo un cazzo. Scendo di qua, what was there? No, cosa c'è di qua? Cosa c'è di qua? A parte tutti sti barilotti rompi coglioni. Voglio sperare ci sia tipo un. Il livello è ancora lungo comunque, perché se. No! Se là dentro c'è la C. E infatti. Malevati! Cosa succede? Ah, si apre la porta. Qua ci sarà salute. Qua ci sarà salute. Non c'ho un cazzo. Perfetto. Cueca pointa. Benissimo. Di qua. Vabbè, credo che di qua poi alla fine. No! Oddio santissimo. Un infarto mi è preso. Un infarto. Giuro che pensavo seriamente fosse vuoto sotto. Crispule. La M. Dai che completiamo la parola Pac-Man. Oh, mi dimentico sempre che sotto non è vuoto. No, incredible. Cosa c'è sotto? No, aspetta, prima di tutto, cosa c'è sopra? Guardate la tecnica sopraffina di un giocatore millenario. Guardare prima sopra e poi sotto, proprio tecniche stilt. A proposito di stilti, io volevo fare una serie su Metal Gear. Non ho mai giocato Metal Gear, dannazione. Non ho anche una pippa con gli stilt. Verrebbe pure una cosa, secondo me, alquanto fuori di testa, soprattutto per me. Quindi fatemi sapere la vostra, come al solito. Vabbè, ora continuiamo la serie con Pac-Man World. Però qualche video un po' così
Se volete vedere qualche gioco in particolare, non esitate a farmelo sapere. Fottutamente ricco. No, ho sprecato. Scendi. Cosa dite, ragazzi? Proviamo la fortuna e ci facciamo il labirintuzzo? Perché andiamo a farci il labirinto. Intanto a che minuto siamo? Oh, 15 minuti, siamo ancora dentro i miei standard. Benissimo. Andiamo a farci il labirintuzzo. Rischiamo di perdere pure tutte le vite e tutto il lavoro fatto fino ad ora. No, è il labirinto marino. Maledizione, maledizione a me, Crispule. Però c'è la mia soundtrack preferita. Maledizione, maledizione, qua muoio. Perdo pure tutte le vite, l'audio che sfarfalla. Sì, pure il lag, Cristo. No. Bravo. Perché laghi? Perché stai tirando le laggate? Cristo, non laggare nei labirinti subacquei, che già sono una pippa, ci manca pure che tiri le fraps di merda io. Ma non so se è colpa del labirinto subacqueo. Però, cioè, ma perché lagga? Cristo! Ah! Cioè, davvero, seriamente, ragazzi, io vi scongiuro, se conoscete un programma consigliatemelo. Guardate qua cosa cazzo succede. Laggate assurdo, era meglio se non lo facevi il labirinto. No. No, qua perdo. Oddio. Sì. Avanti, che forse finiamo il labirinto in tempo. Togliamo ste laggate e andiamo avanti. Per the our way. Avanti. No, è finito l'effetto. Oddio. Dai che mancano quei tre. Non laggare ora, maledizione. No, gira. Ed è... No! Guardate quanto è finito! Per poco non perdete... Oddio santissimo! Non so cosa ci ho guadagnato, però... Andiamo ragazzi, che mi ma... No, sono un imbecille! Cioè, guardate, qui non lagga, il labirinto laggava, vai a capire perché. Cioè, Fraps veramente... putrido. Putridume over 9000. Ci manca praticamente solo la N, se non completo la parola... Pac-Man! Per colpa della N, io ve lo giuro, ragazzi. Oddio, lì ci sono andato un millimetro. Ci sono andato veramente un millimetro. Qua mi sto salvando veramente. A me non mi ricordo, sì, così si rompevano. Si sparavo. No, e ho sprecato due dots. Perfect. Sì, ok, qua mi ricordo vagamente che dovevo fare una roba tipo. Oddio, no. Muoviti. Dannazione. Tre pere. Cosa me ne faccio di tre fottutissime pere? Maledizione, io volevo la N. No, seriamente, io se non completo la parola Pac-Man per la N, non giocherò mai più a Pac-Man World in vita mia. Dov'era la N? Poi non me lo ricordo manco, no? No! Se era qui, io mi sparo. No, però mi sembra, tanto si ricomponga. Quindi sti cazzi, vieni qua. No, non si ricompone un cazzo. Vabbè. Ci dovrebbe essere un'altra armatura ottenibile più avanti. No. Ok. Era lì. Io sono convinto che la N è lì, ragazzi. Scommetto quello che volete. Oddio. Ma mi è passato un... Mi passano un millimetro sti crispole di fantasmini. Maledetti fantasmini che passano a millimetri. Sì, vabbè. Thanks a lot, very much, eccetera, eccetera. No, io ma voglio sperare sia là dentro quello scrigno, perché... No, non credo sia qui. Non credo proprio, anzi. Che devo fare? Che dannazione devo fare? Forse devo andare di là. Me coglione. Allora, c'è innanzitutto uno scrigno qui, poi c'è pure quello dall'altra parte. Non lo posso prendere. Perché... giustamente l'armatura qui non è qua. Ma forse sì. La prendi? Fragola. Di qua posso passare? Sì che posso passare. Muovete. Sì. Una chiave. Una dannatissima chiave. Io non ci posso credere. Una chiave. Ci potete credere voi, una chiave? Non ce l'ho fatta a completare la parola Pac-Man. Non ce posso passare.
Io però, good guys, dato mi veste un bel PC, perfetto, ok. Vado con l'armatura di ferro, finish the level, level accomplished, level completion, e finisce qui il livello. Facciamoci anche la giocata di Tomb Raider. Non posso credere, io la N non l'ho presa, non ti posso credere, la N! La N non l'ho presa! Ah, intanto mi sono fatto un'altra vita, ragazzi, sono un pro. Dai! Dai che questa è la volta buona, dai. No! Non ce la farò mai, io qui non vincerò mai un... Maledizione. Cioè, io qui non vincerò mai una leppa. Una leppa. Bene, signori. Intanto, continuiamo la nostra avventura. Bene, signori, io vi abbandono qui per questa prima puntata con Pac-Man World. Ci vediamo ad una prossima e next puntata di Pac-Man World. Ciao, signori.